come da consolidata tradizione i Knights, presenti alla festa dello sport legnanese promossa dal Comune di Legnano e dalla SSL, l'Associazione delle Società Sportive Legnanesi, che in questa stagione è stata organizzata presso il Parco Falcone Borsellino in centro città. Per Legnano Basket difficilmente ci poteva essere location migliore, visto che da qualche mese i Knights, insieme a Sven Dank, hanno donato un playground all'aperto alla città, che è stata la sede naturale per i Knights e le altre società di basket che operano nel legnanese, la Virtus Carroccio e la Siderea. Nella mattinata prove libere tanti ospiti per chiedere informazioni sul mini basket dei Knights e sulle giovanili. Nel pomeriggio una serie di tornei 3 contro 3 delle annate dal 2016 al 2011 hanno animato le ore che hanno portato la parte clou della giornata. Il responsabile del mini basket, Emanuele Gerosa, ci racconta quello che è successo. Allora, la mattina è stata dedicata alle prove, quindi tutti i bimbi appunto dai 3 ai 10 anni sono venuti al campo per provare, mentre pomeriggio abbiamo organizzato dei 3 contro 3 per le nostre squadre, dal 2016 al 2012. Allora, le iscrizioni sono partite molto bene, dal primo di settembre i due open day del 2 e il 9 hanno visto una affluenza favolosa, tantissimi ragazzi, abbiamo raggiunto quasi un centinaio di nuovi ragazzi che hanno provato. Oggi nella giornata dello sport in questa location, nel nostro campo, ci presentiamo davanti a tutti, ci sono ancora qualche gruppo con disponibilità, però stiamo raggiungendo il sold out. Da lunedì iniziano i corsi di mini basket, c'è la possibilità per tutto il mese di settembre di provare, saremo presenti anche a scuola, quindi partono anche i nostri corsi di mini basket a scuola, quindi diciamo che settembre è proprio il mese del mini basket. Successivamente, presentati da Gaia Coto, il presidente dei Knights Marco Tagliana, il sindaco di Legnano Lorenzo Radice, l'assessore allo sport Guido Bragato, l'assessore alle opere pubbliche Marco Bianchi, il presidente della commissione sport del comune di Legnano Letterio Munafò, il vicepresidente nazionale del CONI Claudia Giordani, il presidente di ASSL Carlo Bandera e Tommaso Marino, giocatore dei Knights ma anche fondatore di Slam Dunk, con Francesca Cassani di Nine in the Paint, ideatrice e realizzatrice del disegno del campo, hanno tagliato il nastro come atto ufficiale di consegna alla città. L'occasione è stata anche propizia per svelare le piastrelle commemorative degli investitori e sostenitori del progetto, che saranno sempre a bordo del campo. Il presidente Marco Tagliana ci parla del Knights Playground e della festa dello sport. Siamo molto contenti, felici, orgogliosi, una società che ha oltre 50 anni e la possibilità di donare oggi un campo da basket al Comune di Legnano, a tutta la comunità. Penso che a livello sociale sia il momento più alto della storia del Legnano Basket e sono orgoglioso personalmente come presidente e anche a nome di tutto il movimento siamo orgogliosi di questo giorno. Il campo è bellissimo, è un sogno che avevamo nel cassetto, è un sogno che si è realizzato ed è la cosa più bella e oggi ufficialmente, anche se lo viene usato già da 2 mesi con grande utilizzo, oggi ufficialmente lo consegneremo al sindaco e quindi a tutta la comunità di Legnano. È 10 anni che partecipiamo a questa festa con grande spirito, oggi è ancora più bello perché abbiamo un campo che sentiamo nostro in una location meravigliosa, questo è il Parco Falcone Borsellino. Apprezzo anche la scelta delle associazioni sportive legnanese di aver radunato qua tutte le città. Sicuramente noi siamo un movimento importante, ci faccio piacere anche di essere traino un po' per tutti gli altri e penso che sia una manifestazione che deve avere il giusto lustro e deve migliorare anche negli anni per diventare sempre di più un punto di riferimento dello sport per lo sport qua a Legnano. Nella parte finale della giornata dedicata agli sport legnanesi, i Knights hanno presentato tutti i propri atleti. Il prologo è stata un'esibizione della Castoro Sport, società con cui i Knights collaborano già da qualche tempo, ma con cui intensificheranno le iniziative. Introdotto da Gaia Coto, ha sfilato davanti ai tifosi e ai genitori dei Knights tutto il settore mini basket gestito da Emanuele Gerosa ed Edoardo Fossati, tutto il settore giovanile dei Knights gestito da Paolo Tamborini e Barbara Beccaglia, le squadre della Virtus Carroccio associate ai Knights gestite da Stella Vitali, le squadre maschili ABA gestite da Walter Plebani e Bruno Bianchi e quelle femminili di ABA Pink gestite da Paolo Cresta. Oltre 500 atleti e atlete dai 5 ai 19 anni che parteciperanno a tutti i campionati FIB del mini basket fino alla Under 19 sono stati poi la splendida cornice insieme ad altri 500 presenti per la presentazione della prima squadra di Knights, che si è conclusa con le parole di Marco Scasini e Paolo Piazza. Una bella giornata di sport all'insegna del Legnano Basket in attesa dei prossimi appuntamenti ufficiali.